non era appena scesa domani, no. Si vedeva proprio, ma chi c'è passato prima? Anche la coralità della penultima scena, diciamo, nel momento in cui la morte sancisce la morale, proprio per la coralità della scena, insomma, è stata abbastanza impegnativa. Nonostante. Beh, la morte non è che abbia fatto un grosso lavoro, tutto sommato. Sì. Perché... No, magari parlavamo degli anni. Oddio, che vabbè, insomma, no, difficile. Qualche scena, probabilmente con il terremoto, tutta macchina a mano, molto convulsa, però è venuta benissimo, tant'è che abbiamo dato la prima. La prima, quella è la prima in assoluto. Come la prima, quella del momento in cui si fa giorno, perché la morte esce nel cuore della notte, ma subito diventa giorno, si fa l'alba. Ma un'alba molto, molto, molto luminosa, molto luminosa. Tant'è che la giovane Clara guarda e dice... Oh, si è fatto giorno, tutta una botta. Ed è la prima, anche quello è il primo chak. A te non ti era piaciuto, invece è il più bello. Perché c'era qualcosa, dice, no, non va bene. Come Luigina si faceva delle battute, ogni tanto arrivava e dice, è me coglioni. No, me coglioni no, potrebbero dire no. Ah sì? Beh, anche Fabio allora. Non mi sono. Scusa Gabriele, la possiamo rifare? È vero, sì, la possiamo rifare questa. Diciamo anche che ci siamo anche veramente tanto divertiti. Sì, ci siamo divertiti. Una sera tutti a casa perché Pippo si era scordato la cuffia. No, ma tutti a casa no, Dì qual è stata la chak più forte, sinistra 1, quello di Beppe. Ah. Questa c'è un bel aneddoto, infatti c'è anche un bel backstage. C'è una scena in cui arriva la morte appunto nel cuore della notte e dice io ve voglio tutti qui, insomma devo parlare. Allora, Domè, che è ancora in piedi perché ha soccorso l'amico Fernand e poi dopo magari non lo soccorre molto più di buon cuore una volta scoperta la tresca con la moglie. Li va a chiamare, chiama i componenti della famiglia dicendo che devono scendere perché questo personaggio, che non si è ancora presentato, li vuole tutti. Arrivano tutti in cucina, vedono questo personaggio altissimo, io ho recitato su un affare alto del polistirolo perché doveva essere alto 2 metri, nella vita 2 metri non ce l'ho e quindi vabbè. E nel corso delle varie riprese, davanti, dietro, campo, controcampo, carrello, che tutte era anche impossibile utilizzarle, però siccome, e apro una piccola parentesi, siccome abbiamo girato molto in interni, c'era anche bisogno di una macchina molto mobile, sai, quelle immagini statiche, quei piani in sequenza lunghissimi che diventano noiosi, perché quando è troppo lungo e lunghissimo effettivamente dà fastidio. Quindi abbiamo girato in un modo molto molto più snello, tantissime inquadrature. Arriva Peppe, che fa magnificamente Gigitto, e mentre in affatto con il nuovo oltre a conoscere una serie di aneddoti infiniti, di storielle infinite, di canti infinite, di qualsiasi tante, cosa. Tante che ci ha allietato. Esatto. E poi è stato anche generoso perché portava la legna la sera. Micidiale. Allora ecco, arriva Peppe, mentre Rosina redarguisce il marito, che ce la fa su stupido di marito che non ci aveva chiamato, che ci si è chiamato a fare? E Peppe, e zitte, tutte sediate, e che serve? C'è Vulia, ecco, 5 minuti, si gira verso di me, mi guarda e fa, dice, mo ci dicesse chi è e poi dopo si vederà. Non te pare matto, lui è di Moro. Lui è di Moro, ma di Moro. Ma di Moro, non te pare matto. Io su pensavo proprio matto. Allora, io, la macchina, io ero in quinta, la macchina qui dietro, inquadrata Paola, Fabio e Maria. Lui era appena uscito di campo e Luigina appena dietro. Io in un attimo tra me penso, questa è la doppia che faccio di Moro. Gabriele, che era fuori scena, e che è effettivamente una cosa scandalosa, le riprese si sono protratte a causa di Gabriele, che la buttava sempre a carte 48. Allora sento la risata bassissima, tipo...
una cosa di questo genere a Gabriele, che trascina Paola, che invece era inquadrata. Basta, la rifacciamo. E chi si pensava proprio Matto, capito? Gli è scappato Matto. Si chiama Matto, ha detto Matto. Non ha detto poco. Non ti pare Matto. Non ti pare Matto. Una ragazzata con la sala, con la zio, con la corona. Fantastico. Quando era Santa Maria. E che io ho fatto Santa Maria, quando di pregare per noi peccatori, che adesso nell'ora della morte vostra, vostra, la scena della cena dalle 6 nel primo mezzo, montato durava 8 minuti, poi adesso girata in 3 ore e mezza, ma tantissime inquadrature. Quindi, guarda, lo mancherà alla fine, era una cosa succede. Era una pentola più o meno. Alle 6 e mezza. Ma Ser Maria sulla bocca, la sporca. No, una bella scena, veramente, andata bene. Gabriele, i personaggi li avevi già subito catalogati dalla prima scena, personaggi interpreti, li avevi già abbinati subito oppure hai cambiato un po' in corso? C'è stato dei cambiamenti. C'è stato qualche cambiamento, in meglio, devo dire. No. Io vi ho sentito un'altra attrice per fare Donina, perché poi c'era la faccenda, Luigina ci aveva da fare quant'altro. E che fortunatamente poi mi ha detto di no. Io oggi sono felicissimo che mi abbia detto no, perché effettivamente come la fa lei non l'avrebbe fatta. Non l'avrebbe fatta. È stata anche un'eccellente collaboratrice che ha fatto la segretaria d'edizione e ti diceva no, lui stava lì in piedi e ci aveva la mano in questo modo, no, il bicchiere stava là. Non è che qualcuno gliel'avesse chiesto, però è stata veramente brava, ha fatto tutto di sua volontà e quindi tanti raccordi li abbiamo girati anche grazie alla solerzia del... E invece per la parte hanno memorizzato tutti quanti, non c'è stato un momento in cui vabbè stasera non la sappiamo, non giriamo una scena prima dell'estate. Paola ci aveva avuto molto lavoro da fare, effettivamente il ruolo era il personaggio, quella parte era lunga, quella scena lì era molto lunga, vabbè lo facciamo un'altra sera, non è un problema. In effetti abbiamo fatto. Poi c'è un pezzo bellissimo nel backstage, un momento estremamente drammatico. Clara Maria scopre la tresca della madre con Fernando, è distrutta, piange, tra l'altro un aneddoto, Maria piange a comando, non gli devi mettere le lacrime, Maria la scena, servono le lacrime, e Maria piange, si commuove, lo sente da dentro, e tu vedi che c'è un scaccare. Non era difficile, perché come lei hanno gli altri... No, la cosa difficile era concentrarsi con Gabriele, che metteva i tizzoni vicino a Flavio, faceva queste cose qui, quindi non era proprio facilissimo concentrarsi nella lacrima, mentre a fianco succedeva di tutto. Perché lavorando con Gabriele non era facilissimo. Oppure legava, vogliamo dire, che legava gli scialle di Rusina alla sedia... Così che ghiacciato. Puoi dire anche quello che guardavo? No, quello è l'intimità del film. Che guardava, ha detto, perché si ferma al guardo. Comunque, vabbè, a parte questo, c'è sta scena molto drammatica, no? Lei a un certo momento se la piglia con la madre, dice stiamo qui per fare i fatti nostri e quant'altro, e soltanto per... Porca, non me la ricordo come dire. Beh, più di quella c'è quella del prete che fa Dio santo, porca puttana, com'era? Porca puttana, ma ci ho messo tutto da parte, non ho guardato dietro, però... No, tutto da parte. Dice la notizia, c'è un altro film. Fai un po' di nuovo. Io non mi ripeterei mai l'ossale, ma è bellissimo.
sarebbe carinissimo. Fai un 3 minuti con tutte le gorgoglie grandi del, alla fine del film di scena. Tu alla fine fai tipo il film è già lungo, siamo a 123 minuti. Tutto completo, quanto dura? Se fai 3 minuti di se fai 3 minuti così, per me vale più quello, magari, no? Cioè, io non avrei mai pensato in vita di dover interpretare. Io camminavo su questa strada di Gianni Roma e Gabriele mi guardava. Insomma, sai, io ero inquadrato. Gabriele che ti guardava e faceva camminare e guarda avanti, capito? Mocasca. Dobbiamo parlare anche degli effetti speciali, però quelli non devono uscire da questa stanza nel caso. No. Come sono stati prodotti? Gli effetti speciali. Riguarda te, parlane tu. Ci vedi rambaldi come quando vedete dentro. No, questo però non devono uscire da queste mura perché sennò si perde. Però diciamo che è stato. Ce ne racconti? È stato molto. Raccontiamo questo perché sennò gli elementi può immaginare che non vede con te. No, invece il risultato è spettacolare. Bello! E c'è un lavoro proprio manuale, direi. Ma la serata più bella era di Paolezza di Casavecchia, la Guretta. Hanno la mano fatto le tritilli. Ah, ecco! Come li faceva? Quello era un effetto speciale. Qua, allora, quando andrà in sala, qua mi sale. Se rimarrà a Servigliano pure anche altre sale, Servigliano, poi va al Multiplex 2000, poi va a Piediriva, poi alla UCI, Sant'Elpidio Campiglioni, e vabbè, poi prosegue per le sale del Fermano, dell'Ascolano, del Maceratese. Okay. Per il resto ci sarebbe un appuntamento con, peraltro se ne era già discusso già da molto tempo, con Medusa. Se la cosa va bene, siamo tutti contenti e felicissimi. Se no, vabbè, ci capiranno il centro Italia, anche perché è in dialetto, insomma. Quindi Marche, Umbria, Toscana, Lazio.